Buonasera, benvenuti. Fed Talks solo sulle fonti TV in attesa delle dichiarazioni di Jerome Powell dalla Federal Reserve. Buonasera Giacomo. Buonasera Manuela, buonasera a tutti. Un evento che divide in due sostanzialmente gli investitori, dobbiamo subito dirlo, tra poco andremo a verificare quali sono le attese e anche quali sono i commenti principali rispetto alle dichiarazioni che arriveranno dal numero uno della Fed. Dicevo, divide in due gli investitori e non solo, perché qualcuno sostiene che finalmente la Federal Reserve riuscirà a dare un'indicazione ben precisa ai mercati, che di conseguenza recepiranno queste indicazioni e andranno in una direzione piuttosto che un'altra. Secondo qualcuno invece è un non evento, perché di fatto la Federal Reserve confermerà la politica monetaria accomodante che ha già comunque confermato nella giornata di ieri. Giacomo. E a proposito di un non evento, noi abbiamo preparato il primo cartello che vi mostriamo insomma in questa diretta e che commentiamo assieme a Jean Ergas, che è in collegamento con noi. Non perdiamo tempo, insomma. No, andiamo assolutamente, subito, commenti andiamo live. Subito al punto. Allora Jean, buonasera. E allora, per i mercati finanziari potrebbe essere un non evento. Ci sarà una forward guidance più accomodante, questa è l'attesa, con tassi bassi per molto tempo, espansione del proprio bilancio al ritmo attuale, continua espansione, supporto al mercato del credito, nessun rafforzamento di una posizione già accomodante, posizione contraria ovviamente anche ai tassi negativi, lo ha già detto più volte Jay Powell, e poi sulle strategie su inflazione e curva dei rendimenti, beh insomma, work in progress. Questa è la situazione, Jean, come attese, sei d'accordo? Ma direi, sì, in linea di massima sono abbastanza d'accordo, però non credo che una riunione della Fed non è mai un non evento, perché è una cosa importantissima. Questo è il comitato centrale, il politburo, diciamo così, delle banche mondiali. Sono estremamente a una posizione molto molto sensibile. Io penso sì, sicuramente diranno alcune cose, sicuramente diranno che sono lì con tutti i loro mezzi a disposizione, questo è molto importante, che sono pronti ancora a reperirne altri se necessario, effettivamente, o se in mezzo al loro arsenale, però bisogna fare un'attenzione molto chiara, effettivamente, loro dicono tutti i mezzi a disposizione, non vuol dire che loro hanno già prefissato un obiettivo, ossia, questa è una grossa confusione che abbiamo visto tra le frasi di Powell quando lui dice faremo tutto quello che abbiamo nel nostro potere e quello che disse Draghi, faremo tutto ciò che sarà necessario, questo non è whatever it takes. Questo è we will use whatever we can, utilizzeremo tutto ciò che noi abbiamo, e che è un discorso molto 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 diverso. Per cui sì, io credo che sicuramente non andranno a dire alzeremo i tassi, assolutamente no, non gli sfiderò neanche l'anticamera del cervello a quest'uomo. Diranno sicuramente non continueranno ad appoggiare il mercato del credito, e per noi questo è il punto più importante, perché se uno si focalizza su queste cose, tipo questi piccoli tocchi così, diciamo così, praticamente diciamo da sartoria a questi tassi di interesse, a questa politica molto tradizionale, non capisce assolutamente nulla, perché questo non è il discorso. Il discorso è che la Fed ha cambiato fisionomia. La Fed a questo punto non è più una banca centrale. La Fed è una banca che presta i soldi direttamente alle imprese e assume il rischio credito e non fa semplicemente da timoniere. Questo è estremamente importante, perché in precedenza cosa facevano le banche centrali? Erano i timonieri, davano ogni tanto un piccolo, così diciamo, il timone e facevano cambiare direzione alla barca. Adesso a questo punto loro sono la barca, questo certo. È estremamente importante, loro ecco. Sono la barca. Gian, mi servi, sì, mi servi su sì. Un piatto la domanda che poi era quella che ho fatto in apertura, cioè come ci si divide rispetto a questa riunione della Fed. Tu hai detto già non è mai un non evento la riunione della Fed, quindi esatto. A tuo parere sarà proprio la Fed a dare direzione ai mercati, perché poi è da un po' che si attende, no? Una, come dire, una sì. Direzione ben precisa, la verità sta nel mezzo, cosa ne pensi? Ma io penso a questo punto sia qua c'è un default, ossia i mercati hanno deciso che la Fed dirà ciò, dirà sì, vi aiuteremo per quanto possibile, vi diamo tutti i mezzi a disposizione, sicuramente ripeterà queste frasi, sicuramente frasi fatte, però io penso che le persone più accorte stanno lì a guardare molto attentamente chi ha votato come, quando poi usciranno i minutes, questo è molto importante, prendo i resoconti vari che verranno diciamo diramati, poi chiaramente guardano tutte le nuance, per questa non è gente che si esprime in maniera diretta, questo è tipo l'oracolo di Delfi costui, bisogna interpretare tutto ciò che va dicendo, se questo mi ricorda un po' quando ero a scuola si leggeva la Divina Commedia sul Sapegno, c'erano tre frasi che erano diversi e poi c'erano 12 frasi, mi ricordo di commento, certo. Mi ricordo molto bene
questi insegnamenti, bisogna leggere le notes, questo era molto Sapegno, importante. Qui, qui, abbiamo studiato anche noi. Famosa, sì, sì, è famosa Sapegno della mia generazione, per cui chiaramente qui siamo molto qua di edizione super annotata della Divina Commedia del Sommo Poeta. Lui è il sommo poeta costui della finanza internazionale, bisogna inquadrarlo in questo modo. Quando questo signore dice anche buongiorno, c'è una volta attenzione a come ha detto buongiorno, questo è certo. Molto importante, non è buongiorno. E io credo effettivamente sarà molto importante, più che la guidance ai mercati, sa quello che lui ci dice sull'economia americana. Cosa vedono? Il beige book, che poi fu abbastanza mediocre, se mi ricordo bene, questi dati macro. A cosa sta guardando la Fed? Sta guardando i dati macro classici o è passata nel campo degli analisti che guardano, per esempio, sia la frequenza dei centri commerciali o quanti hanno chiesto indicazioni a Google? Questo è molto importante, se veramente a questo punto i parametri si stanno unificando tra gli analisti finanziari che non guardano più i dati classici macro e la Fed, perché gli analisti finanziari stanno tentando di capire quanta gente è andata al ristorante ieri, guardano Open Table, guardano i servizi di prenotazione, guardano nei malls, per cui veramente sarà anche una questione se c'è o no questa unificazione dei parametri in uso. Io credo che non è assolutamente un non evento, io credo che se lui dovesse in qualsiasi modo deludere, la cosa può girare molto male. Io non credo che deluda, per quello questo qua praticamente certo. Anche le sue responsabilità. Quindi due aspetti, Giacomo, poi dopo ovviamente lascio a te la parola per Gian, due aspetti, viene rafforzata ancora di più la tesi per cui le banche centrali, in questo caso quella americana, sono coloro che muovono realmente le redini del mercato, sì. Ovviamente per mercato intendo dire a 360 sì, sì. Gradi. Ecco. E Powell, visto che qualcuno dice guardiamo come riesce a dialogare ancora una volta con i mercati, no? Quello che dicevi tu anche prima, insomma, però credi che non deluderà le aspettative, insomma, perché molti saranno spero lì proprio no. A vedere come, perché sai, le cose che dirà probabilmente sono quelle che già ci attendiamo, probabilmente dipende sì. Come riuscirà a rassicurare, cioè il tono anche, no? Che userà per esatto. Rassicurare i mercati. Non è cosa ma come praticamente. Esatto. E come e quando lo dice è in risposta a quale domanda? E se lo dice rispondendo a una domanda o se lo dice chiaramente ossia senza che sia sollecitato da chi che sia che gli pone delle questioni, delle domande durante il question and answer? Tutto quello il discorso, questo signore pesa tutte le sue parole, perché una volta che lui respira, il mercato si muove. Sì, sono le banche centrali, questo è un enorme momentum trade. Sì, certo, certe imprese hanno avuto anche risultati non male, bisogna dirlo, questo è chiaro. Stiamo ancora aspettando il dibattito, che si apra veramente il dibattito alle Camere americane su questo pacchetto di aiuti. Questo è importantissimo, perché Paola ha spinto molto su questo, ha detto anche che bisogna anche sostenere il consumo dei singoli. E se allora a questo punto il problema dicono non vi diamo più questo supplemento di $600 a settimana, ma lo portiamo a 200, poi sarà 70% del salario, lì le cose possono venire molto male. Poi c'è un financing gap, c'è una specie di barco, di voragine che si apre tra la chiusura di un programma di sostegno e l'inizio del prossimo programma. Dunque cosa fanno questi disperati nel frattempo? Dunque ci sono delle cose estremamente importanti, una sarà chiaramente, come ha detto, il rapporto tra il potere banca centrale e il potere anche administration, Casa Bianca, Congresso, perché questi devono giocare in doppio, non devono giocare sì, da avversari. Assolutamente, infatti si attendono anche le mosse del Congresso, Gian, mentre anche ci avviamo ai saluti, no? Perché è importante anche capire il pacchetto di aiuti che arriverà proprio dal Congresso, vanno di pari sì. Passo le due cose, ecco. Assolutamente no, sono di pari passo, perché l'una conta con l'altra. Per esempio la gente mi dice i tassi di interesse, la Fed, il Federal Funds, i punti di riferimento. Questo è un punto di riferimento oramai che appartiene alla preistoria. Qui siamo come in Italia preunificazione, chiaramente, ossia siamo nell'era del 600. Sì. Qui invece sì. Quello che conta oggi è la capacità della Fed di assumersi direttamente il rischio credito e di subentrare al banche di credito ordinario. Oramai la Federal Reserve è diventata una banca di credito ordinario e deve giocare non solo da portiere ma anche da centravanti, e che è un ruolo non facile da abbinare l'un con l'altro. Un portiere volante sostanzialmente, con ovviamente licenza di segnare. Grazie a Gian Ergas per il suo intervento, ti lasciamo libero e ovviamente ci riaggiorneremo dopo la Fed da questo punto di vista. Grazie, a presto. Grazie. Voi, Adela. Grazie al nostro primo ospite, e stavamo parlando anche degli aiuti che devono arrivare dal Congresso. Questo è fondamentale più che mai in questo momento, al di là delle mosse della Fed bisogna guardare anche cosa arriverà appunto dal Congresso. Sta studiando, ricordiamo, un nuovo pacchetto di aiuti da 1.000 miliardi di dollari, in gran parte destinati proprio alla ripresa dell'attività scolastica, quindi insomma per capire come ripartire dopo il periodo del coronavirus e del lockdown. Ricordiamo anche, Giacomo, che in America la situazione è veramente pesante. Io leggo
leggo gli ultimi dati che arrivano dalla Johns Hopkins University, secondo cui almeno 150.000 persone sono morte negli States a causa del coronavirus, e peraltro i morti nelle ultime 24 ore, quindi questo è un numero con il quale bisognerà misurarsi, secondo appunto i dati, sono stati 1.592, che è il numero più alto da 2 mesi e mezzo, su 60.000 nuovi casi, quindi abbiamo un record di morti proprio da coronavirus, e inevitabilmente anche la Banca Centrale Americana dovrà fare i conti con questa pandemia che non accenna a diminuire. Peraltro sono 21 gli stati americani definiti red zone, quindi zona rossa, insomma sappiamo ormai cosa significa, abbiamo imparato tutti a fare i conti con questo gergo da coronavirus. Beh, 21 su 50 non è male, in considerazione anche del fatto che ce ne sono stati 11.000 di vittime nelle ultime 11 giorni, quindi sono 1.000 al giorno se andiamo a fare i calcoli, nuovi focolai dall'Ohio, dal Tennessee, dall'Indiana e dal Kentucky, non propriamente paesi, stati poco popolosi, forse potrebbe fare eccezione l'Ohio da questo punto di vista. Tornando alla Fed, è evidente, Emanuela, che quindi sostanzialmente quello che dice, che cosa dirà Powell non conta, conta più come risponderà alle varie domande, perché le decisioni sono state già prese, ultime quella comunicata ieri sulla proroga fino al 31 dicembre delle strutture di prestito in scadenza che sarebbero dovute scadere, entro il 30 settembre, quindi una mossa è già stata fatta. Come risponderà alle domande dipenderà da come risponderà alle domande dipenderà l'andamento del mercato, e noi l'abbiamo visto con Christine Lagarde quando al suo esordio, insomma, per rispondere in maniera, diciamo così, soft, in realtà ha scatenato il putiferio, sostanzialmente un putiferio che poi si è allineato, ma insomma lei era novizia, Powell non lo è, anzi per molto tempo Trump ha detto che il nemico numero uno degli Stati Uniti non era neanche la Cina, era Jay Powell. Era, esatto, la Fed. Quindi insomma Powell sa esattamente come muoversi. Tu hai giustamente riportato alla nostra memoria, anche se non ce lo dimentichiamo, quello che successe appunto nella prima riunione di Christine Lagarde, e anche ai tempi, ovviamente, perché era la prima riunione dopo Mario Draghi, che sappiamo cosa ha significato, insomma, per tutti alla guida della Banca Centrale Europea. Però se ben ricordi cosa si era detto, dobbiamo vedere, capire come Christine Lagarde dialogherà con i mercati, che è esattamente quello che si sta dicendo di Jerome Powell, ovviamente con le dovute distinzioni, perché come è stato detto, insomma, Powell è già stato alla prova, no? Dei mercati attraverso le riunioni della Fed, e quindi è diverso, però il concetto si avvicina un po', e quindi di conseguenza i mercati potrebbero reagire a seconda dell'atteggiamento che il numero uno della Banca Centrale Americana avrà questa sera, soprattutto in una situazione davvero complicata per l'America, non solo da un punto di vista sanitario, quindi ancora con le vittime da coronavirus che sono molte, anzi oggi c'è stato proprio il record, ma anche con una situazione economica che è precaria e con segnali che sono contrastanti. E non dimentichiamo, Giacomo, che insomma siamo in fase di campagna elettorale, perché insomma ci si avvia verso le presidenziali in un contesto per cui, secondo qualcuno, anche qui, no, ci si divide, Trump difficilmente non verrà riconfermato, o meglio i mercati provano a scommettere sulla ricandidatura, anzi rielezione, scusate, di Trump. Invece secondo qualcuno Trump sarebbe già in difficoltà proprio per la tempra meno evidente che insomma siamo soliti vedere nell'ex tycoon, che secondo qualcuno si è un po' ammorbidito o comunque ha già abbandonato la gara, poi non so, bisognerà vedere, forse è ancora presto, Giacomo, però insomma per l'America ci sono tanti eventi che potrebbero spostare poi l'andamento dei mercati. Sì, abbandonare la gara forse no, ma probabilmente ha in serbo qualcos'altro, si tende a mormorare che lancerà nuovi attacchi nei confronti della Cina, però c'è da dire questo anche, che la ripresa degli Stati Uniti, secondo gli analisti, in particolare io ho sotto gli occhi un report di T. Rowe Price, beh insomma probabilmente gli Stati Uniti sono destinati a essere in ritardo rispetto al resto del mondo, proprio perché la seconda ondata corrisponde alla prima, cioè non c'è mai stata un'interruzione e poi una ripresa dei contagi, è sempre stato un crescendo per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi consideriamo anche una seconda ondata possibile, un Trump, certo, che ha fatto marcia indietro. E per tornare a quello che diceva anche Jean, i dati macroeconomici, ce ne sono un paio, uno che è segnato anche invece in quest'altro report di la Française
Asset Management, sostanzialmente si parla di 7,5 milioni di nuovi posti di lavoro tra maggio e giugno, ma ce ne sono, ma sono andati persi 22 milioni, quindi c'è un gap piuttosto importante da notare. Poi è anche vero che i $600, chiedo scusa, a settimana, insomma, noi qui ci lamentiamo spesso di quota 100 o del reddito di cittadinanza, ma qui addirittura ci sono andati giù ancora più pesante, insomma, certo. $600 a settimana. L'altro dato invece incoraggiante è quello degli ordini di beni durevoli, aumentati in modo solido il mese scorso, il che suggerisce che gli investimenti delle aziende continuino a recuperare. Questo ci racconta invece un'altra agenzia finanziaria, che è Mirabeau Asset Management. Benissimo, non abbiamo ancora detto, anche se voi lo sapete benissimo, Giacomo, vediamo, teniamo d'occhio l'ora, alle 20 arriverà il comunicato. Ah certo, ovviamente, quindi tra poco. Della Fed, quanto manca? 5 minuti. 5 minuti, perfetto. E poi naturalmente la conferenza stampa di Powell alle 20:30. Tra poco avremo un altro ospite, Peter Cardillo, che commenterà con noi le attese e di conseguenza anche il comunicato. Allora, dovrebbe arrivare un outlook più pessimista di quello che si è palesato a giugno. Abbiamo detto che non ci saranno delle sorprese evidenti, anche perché poi già ieri sono state confermate le linee guida. Anche qui, Giacomo, si è detto ancora che ormai è sempre più frequente, no, che la Fed dica prima quelle che sono un po' le decisioni rispetto al FOMC, insomma, della riunione che siamo pronti a seguire. Però insomma, questo outlook più pessimista è il minimo che gli analisti si possono attendere, nonostante non ci saranno delle sorprese, e si dovrebbe confermare l'intenzione di lasciare proprio i tassi di interesse fermi in una banda dello 0,025% per i prossimi 2 anni. Come abbiamo già detto prima e lo ribadiamo, sono state prorogate le misure di politica monetaria accomodante fino a tutto il 2020, originariamente dovevano arrivare fino alla fine di settembre, ma insomma con la difficoltà proprio nel recepire anche come dire, una visione più chiara di come potrebbe andare l'economia americana, insomma la banca centrale ha deciso di andare in questa direzione. Peraltro Powell potrebbe anche, usiamo il condizionale, tornare a sollecitare misure fiscali aggiuntive, sottolineando che la politica monetaria non può più fare più di così, insomma, che quello che può fare è questo, avendo buttato, drogato i mercati, usiamo sempre questa espressione, e l'economia di liquidità. Quindi politica espansiva su due fronti, monetario e fiscale. È proprio qui che sarà la sfida, cioè come i mercati reagiranno a questi input della politica americana. Peraltro stiamo già assistendo a dei movimenti di mercato che abbiamo commentato molto in questi giorni, il dollaro che si è indebolito, quindi nei confronti delle principali valute, e poi l'oro che prosegue la sua corsa al rialzo, che è arrivato veramente vicinissimo alla soglia dei $2,000 l'oncia, che insomma non si è mai verificato, no? Quindi davvero siamo vicini a dei livelli record, questo per tutta la situazione, insomma, che abbiamo descritto fino a questo momento. Con il dollaro che oggi ha toccato un nuovo minimo, peraltro Eugenio Sartorelli diceva: occhio, non è che si stia indebolendo, ma sta perdendo forza, perché comunque un dollaro, secondo evidentemente gli analisti, è ancora capace di forza importante. Beh, insomma, oggi è stato raggiunto il minimo, che è di 93,49, possiamo anche guardarlo in grafica con l'aiuto della regia, ed è il minimo che sostanzialmente non veniva raggiunto, eccoci qua, non veniva raggiunto, lo vedete dal... scusa, ma qui mi viene coperto, eccolo qua, dal 2018, da giugno 2018, possiamo vederlo anche meglio se lo vediamo in grafico mensile, eccolo qua, quei livelli, quella resistenza, insomma, che era stata testata già nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018, che è stato poi abbattuto tra febbraio 2018 e maggio 2018, insomma, è stato riportato all'attenzione degli investitori e del mercato proprio oggi. E ovviamente che cosa succede? Succede che l'euro nei confronti del dollaro si apprezza notevolmente. Adesso certo. Vi mostro anche l'euro dollaro al momento 1,1786, siamo sempre su un grafico mensile e qui siamo ai massimi da maggio 2018, ed è una resistenza piuttosto forte, insomma, lo possiamo notare molto molto nitidamente. In tutto questo stiamo parlando di mercati, ma i mercati com'è che stanno andando? Positivi, esatto. Con al momento lo Standard & Poor's 500 a più 0,89%, questo qui però è meglio passare al daily, eccoci qua.
cospicua, ha peraltro aggiornato i massimi delle ultime tre sedute, quindi è una seduta che ha ricevuto un certo slancio negli ultimi, nella seconda parte delle contrattazioni, Nasdaq più 1,01 e Dow Jones più 0,32%, quindi Wall Street positiva a fronte di un vecchio continente che invece ha chiuso in maniera abbastanza incerta. C'è da dire che FTSE MIB e DAX hanno chiuso poi più o meno allo stesso modo, il DAX è meno 0,1 e il FTSE MIB meno 0,11, particolare perché? Perché oggi tu l'hai seguita, hai seguito la diretta stamattina, io nel pomeriggio, c'era Saipem che ha zavorrato parecchio Piazza Affari. Certo. Nonostante questa zavorra, Piazza Affari è riuscita a chiudere allo stesso livello con il DAX, cioè con la stessa perdita, meno 0,1%. Certo, poi vabbè, in questo momento, appunto, visto che è chiamato in causa l'Europa, ovviamente che sta dando delle indicazioni a sua volta, ovviamente anche i mercati europei attendono la Fed, ma chiaramente l'Europa è concentrata più sui risvolti che sono arrivati dal Consiglio europeo, no? Questo è il market mover principale e di conseguenza anche qui, proprio a causa dell'epidemia da coronavirus, il problema è proprio quello che bisogna capire poi come si tradurranno in fatti concreti le decisioni prese appunto dal Consiglio europeo. Sono le 20 forse, Giacomo, stiamo aspettando naturalmente, stiamo esatto. Seguendo, ecco, lo vediamo anche, possiamo anche inquadrarlo, insomma, il sito della Fed da cui poi seguiremo anche la riunione di Powell, stiamo aspettando il comunicato, ecco, lo mostriamo, a breve dovrebbe arrivare, a breve dovremmo avere anche Peter Cardillo in collegamento con noi per sentire quali sono le sue attese e poi annunciamo anche il terzo ospite, Angelo Ciavarella, che seguirà con noi invece tutta la conferenza di Jerome Powell. Peraltro, prima tu parlavi giustamente del cambio euro-dollaro, ricordiamo che è ai massimi da 2 anni e quindi la domanda che i mercati si pongono, che gli investitori si pongono in questo momento è se stiamo andando verso l'inflazione sotto zero, quindi prosegue l'indebolimento del dollaro contro le altre valute, lo ricordiamo, per l'eurozona, visto che abbiamo chiamato in causa anche l'Europa, potrebbe implicare una discesa dell'inflazione su valori negativi, quindi il cambio euro-dollaro che si è posizionato ormai sopra la quota di 1,17 si attesta ai massimi degli ultimi 2 anni con il dollaro che continua davvero questa discesa nei confronti delle principali valute, segnando quasi il meno 10% dai massimi toccati nel marzo scorso. È uscito e sì, cerchiamo un po' di capire che cosa succede. Ha annunciato le estensioni delle sue linee temporanee di swap di liquidità in dollari americani, il meccanismo di accordo di riacquisto temporaneo per le autorità monetarie straniere internazionali fino al 31 marzo 2021. Sono strutture istituite nel marzo 2020 per allentare le tensioni sui mercati finanziari globali, derivanti ovviamente, si fa riferimento allo shock causa Covid, e con l'obiettivo di mitigare l'effetto di queste tensioni sull'offerta del credito e famiglie e imprese. Credo che qui si faccia riferimento a quanto già annunciato ieri, insomma, sia a livello nazionale che all'estero. Un'estensione delle linee di scambio temporaneo a tutte e 9 le banche centrali, precedentemente quanto avevano annunciato il 19 marzo scorso. Queste linee di swap consentono la fornitura di liquidità in dollari statunitensi per fino a 60 miliardi di dollari ciascuno, per, e qui si citano anche le varie banche centrali, che sono la Banca Centrale Australiana, quella del Brasile, quella della Corea, del Messico, l'autorità monetaria di Singapore e anche la Banca Centrale svedese. Liquidità in dollari americani per importi fino a 30 miliardi di dollari per la Banca Centrale danese, quella norvegese e anche quella della Nuova Zelanda. Questo è il comunicato che è stato appena pubblicato appunto adesso, pochi istanti fa. È un comunicato diverso rispetto a quello pubblicato il 10 giugno scorso. Adesso lo commenteremo, quantomeno l'idea è questa, insomma, con il nostro prossimo ospite, e poi ovviamente ci sarà la conferenza stampa di Jay Powell, esatto, che avverrà tra meno di mezz'ora. Questo comunque è il comunicato, stiamo cercando, insomma, Peter Cardillo dovrebbe collegarsi tra poco, ancora non riesce a intervenire, ma insomma tra poco lo ritroveremo, magari dalla regia fra poco possiamo andare anche un paio di minuti in pubblicità, il comunicato l'abbiamo letto, però
C'è da dire un'altra cosa, lanciamo un altro input. Prima parlavamo con il nostro primo ospite, con Jean Ergas, dell'atteggiamento che Paolo avrà, visto che stiamo aspettando le parole del numero uno della Fed. E c'è chi dice, appunto, Powell ha il potere di dirigere il movimento di mercato. Vedete, sempre più presente questa idea che sarà Powell a dettare in qualche modo i movimenti di mercato agli investitori, soprattutto perché entriamo anche nel mese di agosto. Non dimentichiamoci che il mese di agosto, caratterizzato da volumi più sottili, da meno movimenti marcati, potrebbe insomma essere un mese di molti spunti, quindi che potranno arrivare proprio anche dalla Fed. Per questo, in questo momento, la riunione della Fed a fine luglio è anche importante. Allora, Giacomo, magari mostriamo un istante, se ce l'hai sotto mano, il comunicato anche ai nostri telespettatori, poi ci separiamo per una breve pausa, dopo aver mostrato quello che insomma comunque abbiamo letto e che rimarca le notizie che sono già arrivate trapelate nelle scorse ore. Poi, dicevo, andiamo un paio di minuti in pubblicità e poi continuiamo il commento con i nostri ospiti. Naturalmente il momento cruciale sarà la conferenza stampa a partire dalle 20:30, che seguiremo naturalmente in diretta con traduzione e commento integrato. Faremo tutto in uno, va bene? Pubblicità, Giacomo, torniamo tra poco. Eccoci tornati in diretta. Allora, andiamo a rivedere il comunicato che è uscito dalla Federal Reserve mentre aspettiamo le 20:30 per la conferenza stampa con le parole di Jerome Powell. Allora, Giacomo, cosa dice il comunicato? Lo riassumiamo. Intanto facciamo così, salutiamo anche Peter Cardillo, che è già collegato con noi. Peter, buonasera, grazie per essere qui. Buonasera, allora lo leggiamo insieme, Peter, così un commento subito a caldo da te. Giacomo. Sì, la parte che abbiamo letto nella prima parte della nostra diretta era la proseguizione, insomma, del comunicato, quindi abbiamo letto la seconda parte. La prima è che la Federal Reserve si impegna a utilizzare tutta la sua gamma di strumenti per supportare l'economia americana, quindi insomma è quello che abbiamo anticipato anche con Jean Ergas. Il percorso dell'economia dipenderà in modo significativo dal decorso del virus. Il comunicato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Per sostenere il flusso di credito a famiglie e imprese, nei prossimi mesi la Fed aumenterà le sue disponibilità in titoli del tesoro e titoli garantiti da ipoteca residenziale e commerciale al ritmo attuale. E poi insomma c'è l'elenco dei votanti, insomma, per l'azione di politica monetaria. Questo in brevissimo il riassunto del comunicato, della prima parte del comunicato. Poi c'era quello degli swap, esatto, che abbiamo letto poco fa. Ecco, Peter, chiaramente dal comunicato non emergono sorprese, ma secondo la maggior parte degli investitori e degli analisti bisognerà capire come Jerome Powell parlerà appunto durante la conferenza stampa. Anche tu sei di questo avviso? Beh, certamente, però vorrei anche sottolineare che c'è stato un piccolo ritocco, nel senso che praticamente la Banca Centrale Americana ha indicato che la performance dell'economia americana dipende totalmente sulla via del virus, e quindi questo vuol dire che sono molto preoccupati. È evidente, con gli aumenti dei contagi che vediamo giù nel sud e nell'ovest degli Stati Uniti, è ovvio che sono preoccupati, e quindi appunto faranno del tutto per sostenere una crescita, o almeno sostenere l'economia che non vada in un periodo di deflazione. Certo, assolutamente sì, infatti si legge proprio nel comunicato, no? Per aiutare lo stato di salute dell'economia americana, l'occupazione, altra questione insomma fondamentale, perché gli indicatori, anche perché partivamo, Peter, da una situazione come dire davvero florida anche da un punto di vista occupazionale in America, no? Avevamo un tasso di disoccupazione davvero fisiologico, se vogliamo dire così, quindi il balzo a cui stiamo assistendo è davvero poderoso, senza contare appunto i nuovi casi di coronavirus. Oggi c'è stato un record di vittime, purtroppo, ancora da due mesi a questa parte, quindi sicuramente la Fed ha dovuto andare in questa direzione, perché forse a giugno non l'aveva messo in conto totalmente, no? Si pensava che forse a distanza di un mese la situazione si sarebbe calmierata, insomma, per così dire, senza peccare di troppo ottimismo, però così è stato. Forse nessuno avrebbe pensato che ci saremmo trovati ancora in questa situazione. Sì, infatti possiamo dire che in effetti noi siamo ancora nella prima fase di questo virus, e quindi
si parlava di una seconda fase, e figuriamoci se ci dovesse essere una seconda fase senza vedere la fine della prima fase. Sarebbe veramente disastroso su tutti i punti di vista, e quindi vuol dire che la Fed dovrà continuare a stampare soldi a tutta forza. Ed è evidente, perché lo vediamo con il forte rialzo del prezzo dell'oro, no? Quindi questa è la ragione perché vediamo l'oro a questi livelli. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vai, Giacomo. Peter accennava al fatto che appunto c'è stato un piccolo cambiamento nel comunicato stampa rispetto a quello precedente. Se la regia ci aiuta e ci mostra il grafico lo vediamo tra poco. Se torniamo al comunicato stampa, evidenzio proprio il passaggio in più, che ecco qua, perfetto, grazie regia. Questa è sostanzialmente la parte in più che insomma, Ah vi sì, ecco. stiamo leggendo rispetto a quello precedente, e cioè l'andamento dell'economia dipenderà significativamente dal virus. Insomma, questa è l'aggiunta appunto a cui faceva riferimento Peter Cardillo, con anche la conferma del tasso di interesse, che insomma rimane tra 0 e 0,25. 0,25 esatto, e poi l'inflazione con obiettivo 2%. Peter, una domanda anche sull'andamento del dollaro. Qui, regia, possiamo tornare al grafico che avevamo visto con l'ipotesi del fatto che il dollaro possa finire la sua corsa nel 2020. Da una parte c'è una Fed che, dopo questa ulteriore preoccupazione manifestata anche sul comunicato stampa, potrebbe condurci a nuovi provvedimenti durante la conferenza stampa di Jackson Hole il 28 agosto. In più, insomma, ci sono quattro fattori che potrebbero dirci che la corsa del dollaro potrebbe concludersi nel 2020. Pesa meno nelle riserve globali, non c'è più un differenziale tra i tassi di interesse. E quindi, mentre prima insomma, la Fed tendeva ad alzare i tassi notevolmente più e più volte nel corso degli ultimi anni, lo ha fatto 7 volte tra il 2017 e il 2018, adesso sostanzialmente si sono allineati con le altre banche centrali, la ripresa degli Stati Uniti sembra incerta, l'abbiamo detto, e poi c'è l'inizio di un nuovo ciclo che potrebbe portare a un'inversione di tendenza esattamente come accadde a fine millennio, quando c'era una grande attenzione verso il tech. Ci fu poi la Fed che intervenne, insomma, tagliando i tassi dell'1%, e il dollaro a quel punto rallentò. Quattro fattori che ci dicono questo. Tu sei allineato con questa analisi, che appunto è di Tiro Price, oppure no? Beh, in parte sì, però ci sono altri punti da considerare. Ora vediamo un dollaro che è debole. A me piace di misurare il dollaro con l'indice del biglietto verde, e quindi certamente abbiamo visto un crollo negli ultimi giorni. La ragione è semplicemente perché, appunto, ci sono tre fattori maggiori. Innanzitutto, una situazione geopolitica che si allarga sempre di più con la Cina, per primo. Secondo, certamente il fatto che i nostri tassi di interessi sono quasi a zero e che i rendimenti continuano a scendere e minacciano probabilmente di scendere ancora di più. E il terzo punto molto importante, certamente, è il fattore del coronavirus. Quindi sono tre fattori che pesano sull'andamento del biglietto verde. Quindi chi sono i beneficiari di questo? Beh, innanzitutto il Giappone, perché vediamo che lo yen probabilmente potrebbe scendere verso 1,3-1,4, e poi giustamente un calcio, diciamo, all'euro, che appunto è attorno 1,17-1,18. Quindi tutto questo non perché, diciamo, la nostra situazione economica è meglio degli altri o peggio degli altri, ma soprattutto il timore della situazione geopolitica. Ripeto, con la Cina è molto molto delicato a questo punto. Perché è delicato?
Se dovesse continuare, è ovvio che ci sarà forse una rottura della prima fase del patto commerciale, e quindi questo sarebbe molto dannoso per una ripresa economica. Sì. Senz'altro vuol dire che ci troveremo di fronte a una guerra commerciale che si allarga e non si restringe. Quindi evidente un problema non soltanto per gli Stati Uniti, ma anche per l'economia globale. Certo, Peter, peraltro è vero, hai fatto benissimo a rimarcarlo, rischiamo se no di perdere nella memoria i punti salienti. Prima, quando parlavamo proprio della debolezza del dollaro, parlavamo e mettevamo in relazione gli indicatori principali, intendo dire macro, no? Le notizie più importanti, cioè il coronavirus che ancora in America è presente in modo importante, poi parlavamo anche dell'inizio più o meno veloce della corsa alle presidenziali, no? Quindi con Trump che inevitabilmente dovrà fare i conti con tutto questo, ma appunto abbiamo aggiunto, cosa più importante, la guerra commerciale America-Cina, che è tutto tranne che passata, l'abbiamo solo messa in un angolo della nostra testa proprio a causa del coronavirus, che ha monopolizzato ovviamente tutto quanto, però è sempre stata lì. Anzi, adesso i mercati effettivamente hanno il timore che possa tornare prepotentemente, no? Proprio perché l'abbiamo accantonata per troppo tempo. Quindi ce la metti, la mia domanda è, prima di salutarti, ce la metti come al primo posto, insomma in pole position, nei fattori che potrebbero far sì che appunto la situazione prosegua in modo incerto, come dicevamo poco fa? Sì, io direi di sì, quindi questo forse è il timore più forte che per il momento penso sul biglietto verde. Ecco, infatti. Quindi e poi giustamente ricordiamoci, mi sono anche dimenticato, il fatto che abbiamo dei deficit qui che sono veramente fuori controllo, sono ai massimi mai visto negli Stati Uniti, ed è evidente con un nuovo programma stimolo per il coronavirus, è ovvio che questo sarà un altro peso per il biglietto verde. Assolutamente sì. Poi però torneremo a fare i conti con la situazione reale, insomma, non che sia una novità che le banche centrali, Peter, aiutino e diano davvero un aiuto importante ai mercati, ma insomma prima o poi ci troveremo a fare i conti con un mercato, ecco, a me non piace troppo l'espressione è stato drogato per troppo tempo, però di fatto è così, cioè con questa enorme emissione di liquidità, insomma prima o poi dovremmo un attimino fermarci e capire cosa potrebbe succedere. Sì, certo, quindi è una situazione molto pericolosa, se continua così possiamo dire che probabilmente il deficit sopra il PIL americano, che è attorno a 13-14 miliardi, cioè trilioni di dollari, e quindi quello sarebbe veramente un disastro. Sì. Grazie allora Peter Cardillo per il tuo intervento, per la tua analisi. A presto e buon lavoro ovviamente. Grazie a voi. Grazie. Infatti, da non sottovalutare l'ipotesi di un ritorno del coronavirus con una seconda ondata, incrociando le dita, sperando che questo non accada, però anche quando parliamo degli indicatori e delle previsioni economiche, non solo per l'America ma anche dell'Europa, dobbiamo tenere in mente le due possibilità. Ovviamente previsioni che sono in entrambi i casi negative, ma se consideriamo davvero l'ipotesi che il virus possa tornare, le stime rispetto al PIL, peraltro già con giovedì e venerdì, cioè domani e venerdì, avremo i dati sul PIL che ci daranno maggiori indicazioni in questo senso, ma insomma potrebbero essere ancora più complicate. Intanto sento che si è collegato Angelo Ciavarella. Angelo, buonasera, grazie per essere con noi, Infinox. Buonasera. Angelo. Allora, stavamo un po' facendo il recap delle diamo notizie. Un'occhiata anche come hanno reagito i mercati al comunicato stampa, che come appunto abbiamo visto con Peter Cardillo, qualcosa di nuovo ha aggiunto, la sostanza è la stessa. Ecco, la prima sollecitazione per Angelo è questa, andiamo a vedere i mercati. Giacomo, facciamo Vediamo il dollar index che alle 8 insomma ha avuto effettivamente un ulteriore ribasso per un minimo che adesso è aggiornato a 93,24, quindi aggiornato rispetto ai 93,4 circa che era il precedente minimo, mentre l'euro dollaro, eccolo qua alle 8, direi che
forse si stava per, diciamo che la candela che si è generata assomiglia vagamente a un uomo impiccato, a un hanging man, poi però c'è stato un rialzo e un nuovo massimo a 1,7976, quindi ha solleticato l'1,18, questo per quanto riguarda l'euro-dollaro, mentre dollaro-yen, e poi veniamo ad Angelo Ciavarella che è in collegamento con noi, anche qui nuovo minimo alle 20.10, 104,81 minimo, che fondamentalmente ha aggiornato quello odierno, insomma, sì, che precedentemente era di 104,95, insomma, quindi nuovo minimo anche per dollaro-yen a 104,8. Queste le primissime reazioni al comunicato stampa, uguale in sostanza, ma con un'aggiunta sulla preoccupazione ulteriore per il coronavirus. Esatto, Angelo, insomma il punto è proprio questo, la Fed ha manifestato e l'ha messo anche per iscritto che le preoccupazioni sul coronavirus non sono affatto sfumate, anzi. Ma guarda, come hai sottolineato proprio tu e Giacomo, in realtà è il comunicato che io ho davanti, io sto leggendo a livello di rispetto a quello precedente, il cambiamento sono due o tre frasi. Ovviamente l'aggiornamento principale è quello relativo al quoto, l'andamento dell'economia dipenderà significativamente dall'andamento della situazione coronavirus. Questa è la frase che hanno aggiunto, il resto sono le piccolissime cosmesi di carattere puramente linguistico, ma questo, diciamo, è una frase aggiunta totalmente. Quindi questo è nel comunicato che di fatto è cambiato. Chiaramente la situazione nelle ultime settimane in America si è deteriorata significativamente dal punto di vista dei casi, record di casi, purtroppo la media statistica anche delle morti sta aumentando parecchio, e questo sicuramente ha in qualche modo dato a pensare anche alla Fed, la quale Fed chiaramente inevitabilmente con una situazione del genere in America dal punto di vista del coronavirus evidentemente genererà problemi di crescita economica stimata dalla Fed. Tanto è vero che quello che secondo me adesso andremo a vedere quando parlerà Powell sono fondamentalmente il guidance futura, quindi quello che si aspetta la Fed da qui a muoversi in avanti, perché è molto discusso. Sono due o tre i temi fondamentali. Prima di tutto, se la Powell prenderà in considerazione la possibilità di instaurare il yield control e se accetterà un'inflazione superiore al 2%, che sappiamo essere il limite fondamentale, e per quanto tempo. Ma adesso dovrebbe partire Powell. Esatto, infatti adesso dalla regia ovviamente stiamo, e anche noi stiamo monitorando l'inizio della conferenza stampa, ancora non è iniziata ma manca un minuto, quindi tra poco ci collegheremo. Angelo, ma tu cosa ti aspetti da Powell? Non tanto in quello che dirà, no? È quello che stiamo chiedendo un po' a tutti voi, cioè, ma nel come lo dirà, perché poi è vero che ha aggiunto questa unica frase la Fed nel comunicato, però è anche vero che la paura per il coronavirus, e quindi si concentra l'attenzione in questa unica riga che compare nel comunicato, insomma, si concentra proprio lì, e quindi non c'è il timore che Powell possa, come dire, spaventare, intendo dire, insomma, con il modo di parlare che avrà tra poco, spaventare ulteriormente i mercati e gli investitori, perché insomma se i riflettori vengono puntati ancora di più sulla causa principale dell'incertezza che si sta respirando, il dubbio viene. Ma l'impressione che ho io è che Powell da una parte metta di fronte i mercati la realtà di un coronavirus che sta chiaramente aumentando. È partito Powell, Angelo, scusami, è partito. Vai. Allora lo sentiamo e intanto lo commentiamo, tu, ecco, traduciamo e commentiamo insieme magari, sentiamo. Sì, eccolo qua, io ce l'ho davanti. Perfetto. Committed to using our tools to do what we can and for as long as it takes to provide some relief and stability, to ensure that the recovery will be as strong as possible and to limit lasting damage to the economy. In recent months, economic activity picked up as the economy began to reopen. Many businesses opened their doors, factories restarted production, and more people left their homes to engage in various activities. As a result, household spending looks to have recovered half of its earlier decline. Although spending for services such as air travel and hotels, quindi spending, much less of a pickup. Quindi i consumi hanno recuperato il 50% della perdita precedente, particolarmente anche gli hotel e i ristoranti.
Quindi gli employment benefits hanno sostenuto la ripresa economica. Invece i fixed investment sono scesi, non sono migliorati. L'attività di business è ben al di sotto rispetto a quella che si aspettava. E la recessione nel secondo trimestre dell'anno sarà peggiore della storia americana. Come maggio e giugno la disoccupazione è scesa molto di più di quello che si aspettava. 22 milioni di posti di lavoro sono stati già persi, a un terzo sono stati già recuperati. Quindi a maggio e giugno la disoccupazione è scesa, ma rimane comunque a 11.6%, che era molto, comunque rimane molto più alto rispetto al 3.5%. E purtroppo quelli che sono stati rimessi peggio sono quelli che hanno, che sono i lower wage workers, quelli che hanno salari molto bassi. Chiaramente questa situazione sta creando grande incertezza per il futuro. Anche l'inflazione sta colpita dal pandemic. Quindi il cibo è cresciuto fortemente, i prezzi del cibo, e quindi l'inflazione da questo punto è salita. La domanda più debole, in particolar modo nell'ospitalità, nel travel, e quindi scese, quindi il totale l'inflazione sta ben al di sotto del 2%. Ci sono nuove sfide adesso dopo la pandemia. I casi di Covid-19 sono stati tantissimi da giugno fino adesso. È essenziale mantenere e contenere il virus dal punto di vista economico. And will depend in large part on our success in keeping the virus in check. Indeed, we have seen some signs in recent weeks. È decisamente straordinario, quindi è fondamentale mantenere il virus in check. Are starting to weigh on economic activity. For example, some measures of consumer spending based on debit card and credit card use have moved down since. Quindi, per esempio, i consumi stanno iniziando a scendere ultimamente a causa dei nuovi casi di coronavirus. E la crescita dei posti di lavoro sta un po' affievolendo a causa del coronavirus. Quindi è fondamentale prendere decisioni politiche e monetarie che sostengano l'economia. E chiaramente la Powell sta facendo quello che è il mandato della Fed. Stabilità del sistema finanziario e aiutare l'occupazione. Metteranno tutto in piedi per sostenere l'economia. I tassi rimarranno a zero fin quando l'economia non inizierà a crescere in maniera significativa. In order to support orderly conditions in the markets, which are vital to the flow of credit in the economy. Il quantitative easing è in play per favorire la diffondersi del credito e sostenere l'investimento. Treasury and agency mortgage-backed securities at least at the current pace. Continuerà a comprare mortgage backed security alla livello attuale per favorire chiaramente i prestiti alle imprese, per le società, per i governi locali e anche per le famiglie. And income losses and worsening the downturn. Preserving the flow of credit is thus essential for mitigating. Quindi per questo loro devono assolutamente garantire il flow del credito alle famiglie e alle società, piccole o grandi. The Treasury Department and are available only in very unusual circumstances such as those we find ourselves in today. These programs benefit the economy. Quindi giustamente i loro sistemi di lending
hanno fortemente sostenuto l'economia nella fase più difficile della crisi. Quindi chiaramente dice che questo sistema messo in piedi dalla Fed hanno aiutato le banche a dare credito alle aziende. Loro continueranno a utilizzare tutti questi strumenti di politica monetaria per sostenere l'economia. Hanno esteso questi programmi che scadevano il 30 settembre a fine 2020. As I have emphasized before, these are lending powers, not spending powers. The Fed cannot grant money to particular beneficiaries. These are lending powers, not spending powers. Quindi, facilities with broad-based la Fed non può altro che aiutare i prestiti, ma non è la Fed che presta fisicamente i soldi alla gente di chi ha bisogno. Many will benefit from these programs, as will the overall economy. But for many others, getting a loan that may be difficult to repay may not be the answer. In these cases, direct fiscal support may be needed. Quindi il problema è dicendo che a volte la Fed si ferma a un certo punto e c'è bisogno del sostegno da parte del governo, di un sostegno fiscale da parte del governo, perché molta gente prende i soldi e potrebbe non essere in grado di pagarli. Ed è fondamentale in particolare per le società, per la famiglia e per gli household. Ci vorrà un po' di tempo per tornare ai livelli prima del COVID, all'inizio dell'anno. E cioè sarà fondamentale avere sia il supporto monetario sia fiscale. As a reminder, we began this public review sulla framework della politica monetaria, strategy tools and communication practices, a first for the Federal Reserve, early last year. Our purpose has been to take a comprehensive look at how we can best meet our maximum employment and price stability objectives in the years ahead, particularly come riesce, chiaramente lo scopo è come garantire la massima occupazione. Our current situation, the lower level of interest rates has reduced the scope for the committee to support the economy by cutting interest rates. Our plans to conclude this review were chiaramente adesso non posso tagliare i tassi di interesse perché sono già zero. At this meeting, my colleagues and I resumed our discussions. Chiaramente non sono riusciti a fare la review perché c'è stato il coronavirus. Adesso riprenderanno la review dei tools di politica monetaria. Our approach to monetary policy and serves at the foundation. Quindi questo documento spiegherà quali sono i loro goal, quali sono i loro obiettivi e come cambiare. Non c'è nessun dettaglio oggi da poter condividere, ma faranno sicuramente dei progressi e li metteranno. Everything we do is in service to our chiaro che il lavoro della Fed tocca a tutti, le società, le aziende, le persone. And to help assure that the recovery from this difficult period. E loro faranno di tutto per sostenere l'economia da questo periodo molto molto complicato e difficile. Ecco, allora stavamo proprio pensando di inserirci perché comunque è chiaro il senso di Jerome Powell. Allora Angelo, intanto grazie per insomma già aver evidenziato le cose fondamentali. Io me le sono scritte un po' in modo sparso su un foglio. Sì, anche sembra, ecco, infatti, no, ma guarda, la prima domanda che ti faccio insomma è questa. Intanto se l'hai visto preoccupato, magari poi insomma ti dico anche come l'ho visto io, però voglio prima sentirlo da te. Poi insomma lui ha iniziato dicendo che l'economia è migliorata inevitabilmente dopo il periodo di lockdown, però subito dopo insomma ha detto una cosa che insomma, in qualche modo potrebbe preoccupare, usiamo il condizionale, dimmelo tu, ancora di più l'investitore ai mercati. Cioè ha parlato di una situazione che deve ancora arrivare, che davvero potrebbe essere peggiore delle attese, delle aspettative. Questo insomma mi ha un po' allarmata, però non so se ha avuto lo stesso effetto su di te. Possibile contrazione del PIL nel specificato. Sì, si è specificato proprio questo. Ha detto che sì, l'economia ha iniziato a recuperare dopo la crisi profonda della toccata a marzo-aprile del coronavirus, ha iniziato a recuperare, però subito dopo ha detto che però il PIL vedrà la peggiore recessione della sua storia, dalla sua storia in assoluto, questo come numero assoluto, record quindi di recessione nel secondo trimestre dell'anno. Era una cosa che il mercato in realtà già apprezzava, tuttavia ha precisato che a causa del coronavirus, e lo ha detto diverse volte, si rischia appunto che l'economia
possa subire dei rallentamenti perché molte attività hanno chiuso, comunque la gente non ha più la confidence di muoversi, di uscire, che aveva quando appunto i casi erano molto più bassi. Tuttavia subito dopo ha precisato questo, che questo è quello che vogliono sentirsi dire i mercati, che comunque non farà il whatever it takes di draconiana memoria, ma insomma è vicino, perché ha detto che comunque farà di tutto, metteranno in piedi qualsiasi tipo di politica monetaria espansiva per sostenere la crescita economica, anche dal punto di vista, e l'ho sottolineato diverse volte, dal punto di vista del sostentamento del credito alle imprese e alle famiglie. Ha tuttavia sottolineato che si ferma un getto d'attenzione minimo del dollaro index, dollaro che perde 1,18 contro l'euro e 1,30 contro sterlina, equity su. Quindi l'impressione che ho io è che i mercati stiano interpretando le parole di Powell come un sostegno totale che si spinge ben oltre appunto le aspettative dei mercati, e vedete che sale tutto, anche l'equity americana, nuovi massimi del Nasdaq, nuovi massimi dell'euro e della sterlina contro il dollaro. Quindi per tornare alla tua risposta, sì, la situazione è peggiorata rispetto all'ultimo comunicato della Fed in ottica prospettica, tuttavia i mercati si aspettava quello che ha detto Paolo, ossia che comunque metterà a disposizione tutti i tools, ossia gli strumenti di politica monetaria straordinaria che dovessero servire per sostenere l'economia, e ha sottolineato, ma questo già sapevamo in mattinata, che hanno esteso da martedì questo i programmi di lending facility, quindi programmi di prestito alle imprese e alle famiglie messi in piedi dalla Fed, che scadevano il 30 di settembre, la Fed li ha estesi fino al 31 dicembre 2020. Ecco, intanto possiamo anche vedere magari il grafico dell'euro-dollaro, così seguiamo il movimento. Siamo a 1,18 appunto, con l'avanzata dell'euro nei confronti del biglietto verde dello 0,72 in questo momento, quindi ecco, è lì. Questo è il grafico ogni 5 minuti, e come vedete, insomma, proprio in questi ultimi istanti è stato raggiunto quell'1,18 e 0,6 a cui accennava poco fa Angelo Ciavarella. Inoltre segnalo anche l'oro, attenzione all'oro che è a 1973 dollari l'oncia più 0,8%, quindi stanno aumentando evidentemente gli acquisti sul metallo prezioso come bene rifugio, ma contemporaneamente, lo ricordava appunto Angelo, anche i mercati americani stanno crescendo. Il Standard & Poor's è a più 1,3%, il Nasdaq è a più 1,5%, insomma crescono parallelamente i due asset. E tornando al dollaro, che a 93,24 ha anche raggiunto 1,30 la sterlina sul dollaro, dove sostanzialmente era rimasto appena sotto, va solleticato il livello per tutta la giornata. Beh, insomma, poco fa ha raggiunto e superato quota 1,30. Angelo, una considerazione, Emanuele, sì, se permetti, certo. Un dato statistico, questo lo dico un po' anche a uso e consumo dei telespettatori. Quando ogni volta che la Fed parla, il 75% delle volte in cui la Fed ha parlato i mercati sono saliti, 75% delle volte. Quindi statisticamente uno compra il giorno, la mattina, quando deve parlare la Fed, chiude la sera, 75% delle volte fa soldi. La cosa singolare è che, sottolineo anche già, come sono apprendendo anche io, il gold 1980 praticamente ha toccato, sfiorato, e sul 1975, il che fa specie chiaramente vedere un bene rifugio considerato come tale il dollaro, che vola praticamente quasi su 2000 dollari con performance a doppia cifra d'inizio anno, che è un bene tendenzialmente rifugio, perché come sapete il gold non dà dividendi, non dà a nessun tipo di remunerazione del capitale, ma si guadagna solo se cresce il prezzo del dollaro, a differenza delle azioni che hanno dividendi e dei bond che pagano coupon o comunque tassi d'interesse. Ecco che il gold sta volando e, nonostante sia un bene rifugio, vola anche l'equity, che tendenzialmente bene rifugio non è, ma anzi tutt'altro. Quindi l'impressione che ho io è che le parole di Powell abbiano ulteriormente, come dire, rivitalizzato gli investitori sul fatto che comunque vada la Fed, mamma Fed, come la chiamano gli analisti, rimarrà sempre lì a dare il necessario supporto all'economia, e che vuol dire la liquidità in particolare al sistema. Ecco, ha detto altre, a mio parere, due cose importanti che avevamo già anche ipotizzato prima che parlasse. Intanto ha ribadito come
appunto, come hai detto tu, che la Fed è pronta a intervenire per qualsiasi cosa ci sia bisogno, però a proposito di prestiti, dice non è la Fed che presta, ma può solo aiutare. Questa è una precisazione, non è la prima volta che Powell, insomma, fa precisazioni di questo tipo, Angelo, quindi chiedo a te cosa ne pensi. E poi ha chiamato in causa anche il governo, no? Prima che parlasse avevamo detto che due cose devono andare di pari passo: l'intervento della Fed, che è stato confermato dal numero uno, ma anche gli interventi del Congresso, che sta mettendo a punto il pacchetto di aiuti. E Trump, insomma, forse ha richiamato all'ordine anche appunto il governo, che deve darsi una mossa, no? nel mettere in pratica delle decisioni cruciali per il paese in questo momento. Guarda, hai colto l'essenza. A me ha colpito un po' le parole di Powell, nel senso che Powell ha detto: noi faremo di tutto per sostenere l'economia, garantiremo il flow, ossia l'afflusso di denaro per favorire i prestiti alle imprese e ai privati. Tuttavia, e questo è il passo che mi ha colpito, chi non riuscirà, perché non si trova in situazioni tali, in futuro pensa di non essere in grado di ripagare il prestito, farebbe bene addirittura a evitare, perché loro non possono entrare tutti, ma è qui che deve entrare in gioco il sostegno fiscale da parte del governo. Quindi, come hai detto tu, un monito all'amministrazione Trump, che in questi giorni sta discutendo proprio il nuovo package, cosiddetto coronavirus relief package, l'ulteriore da parte del Congresso americano, di circa un trilione. Tuttavia non c'è accordo tra i repubblicani e i democratici al momento. Ricordiamo che in quello precedente il motivo del contender adesso sono quanti soldi va a pagare come employment benefits, che tra parentesi Powell ha sottolineato l'importanza di questi soldi che sono arrivati agli americani, che nel precedente package erano di circa $600 a settimana, e quindi i repubblicani vogliono tagliarlo a $200 a settimana. Quindi i media democratici non sono d'accordo. Questo è un po' il nodo del nodo del contendere. Powell tuttavia ha detto che la Fed farà di tutto, ma in ogni caso non ha il potere assoluto, ed è fondamentale avere un supporto da parte. 1980, attenzione, nuovo record del dollaro, quindi del gold. Quindi non ha appunto il potere di fare tutto, ma ha ripassato in qualche modo la palla al Congresso, sostenendo che deve intervenire il Congresso adesso per aiutare le famiglie. Esatto. Le famiglie americane. Esatto. E poi mi ha colpito un'altra cosa, Angelo, se posso, quando si parlava dei posti di lavoro che sono stati persi. In realtà ha detto sono stati persi 2 milioni di posti di lavoro, un terzo sono già stati recuperati, però la disoccupazione è all'11,6, ovviamente anche questo lo sottolineavamo prima, insomma una percentuale che in Italia è nota, ma in America insomma è devastante, perché parlavamo di un 3,5, che è una percentuale assolutamente fisiologica. Ma quello che mi ha colpito non è questo, o meglio, non è solo questo, ma il fatto che si sia sottolineato come siano stati colpiti coloro che hanno dei salari bassi. Mi chiedo se questo, insomma, possa essere penalizzante ancora di più per l'economia, nel momento in cui ci sarà, se il trend continuerà in questo modo, ancora più divario sociale, no? Quindi si verranno a creare più disuguaglianze. Sì, guarda, è proprio questo il punto di Powell. Se non sbaglio, pare che fossero 20 milioni di posti di lavoro persi durante il picco del coronavirus, ma un terzo è già stato recuperato. Allora sì, effettivamente sì. Mi sembravano pochi, un però po' pochi, non volevo essere catastrofista, invece sì, no, allora non pare che siano 20, okay. Sembra fossero 20 milioni e 7, vabbè. Il 3% è stato recuperato. Okay. Però come hai detto tu, la realtà è che in America, io già ho studiato in America, ho vissuto in America, il tasso di disoccupazione all'11,6 sono numeri stratosferici per gli americani, mentre in Europa ci si convive, ma ci si convive perché in paesi come Italia, Francia, ma anche Germania, Spagna, molto meno Inghilterra chiaramente, i sussidi di disoccupazione, i sostegni al welfare sono molto ricchi. In America non ci sono, fondamentalmente, sono veramente molto molto bassi. Ecco perché i sistemi anglosassoni, nel sistema anglosassone tendenzialmente una disoccupazione che va a 7-8 punti già è tantissimo, mentre in Italia più o meno ci navighiamo, non dico con tranquillità, ma insomma avendo tanti sostegni al welfare, più o meno insomma la gente non li preoccupa più tanto. E comunque in Italia non vedremo mai una disoccupazione al 4-5%, perché notoriamente con quei sistemi di welfare e di ammortizzatori sociali è quasi impossibile. Quindi sicuramente in America il problema di disoccupazione è serio, anche perché pre-Covid era al 3,5 il tasso di disoccupazione americano, praticamente il più basso negli ultimi 50 anni di fatto. È
una disoccupazione a 11.6, migliore dell'attesa, attenzione, perché noi parliamo sempre di attese quando parliamo di mercati, tuttavia molto elevata, diciamo che sicuramente non piace alla Fed, perché mentre, un piccolo dettaglio, la Fed come mandato ha due compiti, garantire la stabilità dei prezzi e garantire la massima occupazione, la BCE non ha il mandato di garantire la totale occupazione, ma solo la stabilità dei prezzi, che viene interpretato come i prezzi intorno al 2% più o meno. Ecco che la sperequazione sociale causata con la virus, secondo Powell, potrebbe avere effetti decisamente più ampi in America. Ecco, domani come si potrebbero svegliare i mercati? Perché poi io ci aggiungo altri indicatori, Angelo. Allora, domani arriveranno le trimestrali di tre grossi calibri del Nasdaq, Amazon, Apple e Alphabet, quindi insomma questo indicherà anche la direzione ai mercati stessi, e poi c'è il PIL americano, quindi insomma saranno giornate, nei prossimi giorni, in chiusura della settimana, no? A partire da domani dalle trimestrali. Quindi come si potranno svegliare domani i mercati? Guarda, tendenzialmente i mercati, penso, a meno che non ci dovesse un reverse, la vedo abbastanza non reale, del mercato azionario da adesso alla chiusura, dove manca più o meno un'ora, e penso che i mercati potrebbero rimanere abbastanza alti in chiusura. Tuttavia, e sottolineo questo aspetto, quando si apre il Wall Street Journal, il primo articolo che c'è fuori è, te lo quoto, Big Tech's Power Comes Under Fire at Hearing. Gli amministratori legati di Amazon, Apple, Google e Facebook stanno cercando di difendere il ruolo delle società tech nell'economia di fronte al congresso. Quindi fondamentalmente questa volta le grandi big sono sotto il fuoco del congresso, e cercano ovviamente di giustificare un po' il ruolo delle società tech. Come hai detto tu, perché è importante? Perché per la prima volta nella storia cinque società, le cosiddette FANG, contano più del 24% di tutto l'S&P 500. È evidente che una possibile, ormai io vedo l'unico possibile problema ai mercati è se dovesse intervenire il legislatore americano, in particolare contro le quattro big che di fatto comandano i listini americani. Ecco, soltanto un intervento di natura politica potrebbe avere qualche effetto sul mercato, altrimenti mi sembra che il sostegno della Fed è molto presente ed è decisamente tangibile da parte dell'equity, che comunque, se pensiamo che soltanto da inizio aprile ad oggi, alla fine luglio, chiudiamo praticamente tra qualche giorno, assistiamo al miglior quadrimestre nella storia dei mercati, dove praticamente i bond, quello obbligazionario, le azioni e le commodity sono tutte volate a prezzi pazzeschi. Io sono un po' scettico sull'equity a questi prezzi, mi aspetto degli storni significativi ad agosto e settembre, in particolar modo settembre, che ricordiamo essere il mese peggiore per i mercati azionari, mentre luglio è il migliore. Occhio a un possibile reverse, perché potrebbe essere dietro l'angolo, e una discesa dell'equity potrebbe determinare anche un ritorno di acquisti di dollari, perché sappiamo che la correlazione tra equity è dollaro, e si sta avvenendo sempre molto più stretta. Il dollaro scende, l'equity sale. Esatto. Giacomo, cosa sta succedendo sui mercati? Più o meno la situazione è invariata, mi pare. L'oro ha raggiunto di nuovo i 1980, adesso si è riportato a 1972 dollari l'oncia, mentre l'euro-dollaro, dopo aver superato nuovamente l'1,18, ora si sta riassestando a 1,17,90, e anche il cambio con la sterlina è di nuovo appena sotto l'1,30, con le varie testate internazionali come il New York Times, insomma, Fed Chair speaks on US economic recovery, con gli aggiornamenti inevitabilmente, e con la notizia che lascia vicino lo zero, insomma, i tassi di interesse, con Wall Street Reporter, Federal Reserve holds rate steady at near zero, anche qui i tassi che rimangono a zero, e anche Forbes nota, insomma, sottolinea come il Dow Jones sia risorta di almeno 150 punti dopo che la Federal Reserve ha mantenuto i tassi vicino allo zero. Si parla tanto, Angelo, di dollaro che si sta indebolendo o che sta perdendo forza.
D'altra parte c'è anche un euro che invece sta consolidando, insomma è un periodo in cui il dollaro perde e l'euro vince. Qualcuno dice attenzione perché potremmo anche assistere nel lungo periodo a un cambio di bene rifugio, cioè che l'euro in qualche modo possa arrivare a sostituire il dollaro come bene rifugio. Si sta andando troppo avanti o effettivamente è uno scenario futuro plausibile? Poi c'è anche da ricordare quello che spesso ha ricordato Manuela durante la nostra diretta, cioè che a novembre c'è un altro appuntamento importante che è quello delle elezioni americane. Però insomma, a lungo andare questa previsione tu la condividi oppure no? No, sinceramente no, per due motivi. Breve non penso proprio, parliamo di numeri. Il dollaro è utilizzato nel 65-70% delle transazioni mondiali. Il dollaro è la valuta rifugio, è sempre stata negli ultimi anni, da quando l'America, di fatto, dopo il conflitto della Seconda Guerra Mondiale, di fatto il dollaro è diventato. All'epoca prima era la sterlina, the Great British Pound, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale ci si rifugia sul dollaro e da allora il dollaro di fatto guadagna sempre terreno. La realtà, come hai detto tu Giacomo, tuttavia è che l'euro sta iniziando lentamente a entrare all'interno dei portafogli da parte delle grandi istituzioni, delle banche centrali. Bene rifugio, difficile dirlo perché sappiamo che l'Europa, secondo me l'euro ha beneficiato di questo accordo di recovery fund perché è un precedente, perché di fatto genera, i nordici non lo vogliono chiamare, ma sono gli European bonds di fatto, perché sono bond comunque supportati dalla Commissione Europea, AAA, quindi di fatto sono i bond europei, poi per formalità non li vogliono chiamare, che si offendono, ma di fatto sono quelli. E comunque l'Europa questa volta, se non altro, ha manifestato un grandissimo solidarietà, di fatto dando anche comunque sostegno ai paesi più deboli. Occhio perché il dollaro sta recuperando. E infatti stavo guardando la stessa cosa, stavo dicendo, guarda come sale, guarda come sale. Questo è il dollar index. Sì. Dollaro, l'euro ha toccato 1,18 giù, 1,1766 adesso, sterlina 1,30 giù, 1,2968, dollar index come hai detto tu l'ha toccato i 93 praticamente, adesso già 93,50, ha recuperato già mezzo punto percentuale, sta crollando, attenzione, il dollaro sta recuperando fortissimo, quindi occhio all'equity, perché se il dollaro dovesse recuperare ulteriormente potrebbe esserci anche una candela, non dico di inversione, ma se non altro di stasi sui mercati equity, perché poi sapete che il 70% degli scambi in America avvengono nell'ultima ora di contrattazione. Dopo la Fed penso che arriverà a un picco ancora più elevato, quindi occhio all'ultima ora di contrattazione. E contemporaneamente, vedete, adesso c'è una grandissima correlazione, scende anche il gold, che ha perso oltre $10 dal picco. Con il recupero, sotto i 1970. 67, ma la volatilità è estrema, sì. 50 punti di sterlina fatti in 10 minuti, quasi 50 punti di euro dollaro, è giù il gold che ha perso $15 in 7 minuti. Sì, quindi molta volatilità, quindi ovviamente occhio perché poi dopo sapete che quando inizierà il mese agosto è statisticamente uno dei mesi più volatili anche perché c'è poca liquidità sui mercati. Esatto, un'ultima cosa Angelo, prima parlavi giustamente dell'Europa e dell'accordo sul recovery fund, ma potrebbe fare da contraltare sull'euro dollaro, ovviamente mi riferisco al cambio, il fatto che i mercati possano non nutrire così tanta fiducia nei confronti di questo accordo in termini pratici, perché poi abbiamo visto che hanno festeggiato, ovviamente è stata una trattativa lunghissima e quindi quando è arrivato l'ok, comunque un piano, i mercati hanno reagito bene, poi insomma ci stanno dando segnali un po' contrastanti, potrebbe subentrare questa variabile a incidere sul cambio euro dollaro, quindi a rallentare la debolezza del dollaro, o è un'ipotesi insomma non percorribile? Ma sai, io penso che i mercati, sai, l'Europa quando ha avuto a che fare con dei sistemi mossa, diciamo, stop and go, se vogliamo chiamarle, usare questo termine, sento che quando ha avuto c'è stata la crisi greca, si sono fermati, hanno discusso, rinviato tante volte. Questa volta paradossalmente hanno trovato un accordo in tempi relativamente brevi, pensiamo al congresso americano, sono 2 settimane che stanno lavorando al package e non trovano minimamente l'accordo. Quindi, secondo me, i mercati sono anche sorpresi da una decisione relativamente presa in tempi brevi, ma
chiaramente quando, secondo me questa volta è stata fatto per scelta politica della Merkel di voler lasciare una legacy e di voler intervenire, occhio che sta girando tutto il mercato, attenzione. Quindi adesso il focus sul recovery fund va abbandonato, secondo me il mercato si sta rifocalizzando, dopo la Fed si rifocalizzerà secondo me sui dati macroeconomici. Ricordiamo che la Fed riparlerà a metà settembre, poi praticamente all'inizio di novembre, proprio in occasione delle elezioni americane. Molti analisti con cui ho parlato, ho avuto modo di parlare anche ultimamente, mi dicevano che secondo loro l'equity europea potrebbe beneficiare di questo accordo, perché se non altro manifesta una coesione politica, per quanto difficile, comunque un minimo di coesione. Staremo a vedere, perché poi non è tutto quello che luccica, però come dire, un minimo accordo politico c'è stato e quello, i mercati hanno premiato quello fondamentalmente. Certo, adesso i mercati non si focalizzano più su quello e pensano secondo me più al Covid e vediamo ai casi che potrebbero incrementare. Beh, dopo che anche Paolo l'ha detto, probabilmente sarà così. L'unica frase che ha aggiunto Paolo, seguiranno a ruota tutti quanti, insomma il Covid resterà ancora protagonista insomma dei prossimi, adesso agosto sicuramente penso anche settembre, quando ci sarà la ripartenza. Si comprano dollari, Manuela, certo. Si vende il gold, ha perso 20 dollari in poco più di 10 minuti, e attenzione all'equity, perché 3.250 di S&P e 10.650 di Nasdaq potrebbero essere livelli importanti. Se dovessero rompere questi potrebbe accelerare il ribasso. Sta per andare negativo infatti l'oro, sotto i 1.960, in questo momento è sceso negativo, meno 0,03%. Ah ecco. Crolla la sterlina, crolla l'euro, sotto 29,50 la sterlina, sotto 1,1756 l'euro, quindi movimenti veramente violentissimi, volatilità alle stelle qua sui mercati, veramente eccitati questi momenti. Insomma, sarà un fine di giornata, hai ragione, sarà un fine di giornata insomma molto molto elettrizzante, adrenalinico, e un inizio di giornata domani altrettanto adrenalinico. Noi commenteremo come sempre in diretta a posteriori. Intanto grazie Angelo Ciavarella per la tua disponibilità e anche insomma per il commento in tempo reale dopo questa riunione della Fed, grazie mille. Figuri, grazie a voi, grazie per l'invito, sempre un piacere essere in vostra compagnia. Io vi saluto, vi auguro buon lavoro e vediamo domani che succede sui mercati, che veramente meritano attenzione in questo periodo. Grazie, buon lavoro. Lo faremo poi domani mattina, 9.45, saremo in sarai diretta di nuovo con Angelo Ciavarelli. Quindi... Resta direttamente collegato, Angelo, che lei prima. Rimango qua. Guarda, rimani lì. Tanto i movimenti di mercato stasera sono interessanti, quindi insomma non è difficile rimanere incollati al PC. Grazie Angelo Ciavarella, che ritroviamo domani mattina, assolutamente. Domani mattina noi ripartiamo alle 9 con la nostra diretta. Insomma, che dire Giacomo, come debutto ufficiale in diretta nei nostri nuovi studi non c'è male, no? Non c'è male, con appunto un comunicato prima che ci ha fornito un ulteriore stimolo e impulso su quello che accade, e poi la conferenza stampa insomma che ha scatenato, come abbiamo visto anche con Angelo Ciavarella, tutta una serie di movimenti prima verso l'alto e poi verso il basso, anzi prima verso il basso se parliamo di dollaro, e poi verso l'alto, dato che appunto come detto adesso l'oro si sta ristabilizzando a 1955 dollari l'oncia, e quindi ha già sostanzialmente si è riportato in territorio negativo, cosa che non accadeva sai da quanto? Da 2, 4, 6, 8 sedute consecutive. Insomma, questa è la prima seduta negativa dopo 8 sedute crescenti, e si vede anche dai minimi crescenti, appunto. Esatto, un piccolo arresto della corsa all'oro, come insomma, la stiamo seguendo da giorni. Allora, domani mattina alle 9 vi terrà compagnia proprio Giacomo Iacomino. Grazie Giacomo per questa diretta. Grazie a voi. Grazie, naturalmente alle 9 partiamo, ancora la Trading Week al centro dell'attenzione con tantissimi ospiti, e proseguiamo tutta la giornata, e domani pomeriggio vi ricordo il main event per fare il punto appunto dei mercati con la paura del coronavirus, quindi ritorneremo e sicuramente ritorneremo anche sulle parole di Jerome Powell. Come vi ho sempre detto da un mese a questa parte, noi ci siamo, permettetemi anche di salutare in regia Francesco, Luigi e Valentina che ci hanno seguiti dalle 19.30, e grazie a voi per essere stati con noi. E a domani sulle fonti TV.